Soltanto 3 minuti e 42 secondi per i tre uomini al comando, ci ha detto il telecronista spagnolo che Tony Tauler è uno specialista delle corse contro il tempo. Al Giro di Murcia si piazzò ex aequo insieme al nostro Elli nella tappa cronometro, è uno specialista di corse in pista, mentre sempre la Polti spalleggiata dall'Asics CGA in testa al gruppo, nelle prime posizioni Laurent Roux che sta vivendo la sua giornata di gloria. E anche questo un è po' salvato. Di, anche un po' di apprensione perché adesso si è reso conto che sia la Polti sia l'Asics CGA vogliono attaccarlo, soprattutto Bartoli gli vuole portare via la maglia rosa. Comunque mentre uno... il gigantesco Bo Larsen, il campione di Danimarca che batté allo sprint qualche anno fa in una tappa del Giro d'Italia Roux, che gli fa da apripista. Ecco, è importantissimo avere un compagno di squadra delle caratteristiche fisiche del danese pronto a intuire la tattica, intuire la situazione e portare in testa il leader. Sempre la Polti con Cristian Salvato in testa, Cristian Salvato che è stato per due volte campione del mondo nella 100 km a squadre, Cristian Salvato che è rimasto coinvolto qualche giorno fa in una grave caduta dove ha riportato una profonda ferita all'arcata sopraccigliare. Cosa succede in coda al gruppo? Davide. C'è Konicev che parla con il direttore sportivo Martinelli, gli ha passato anche un cappellino. Ci sarà grossa bagarre tra qualche chilometro per imboccare la salita in testa nelle prime posizioni. La strada è ripida, la salita, e non è molto larga, una strada abbastanza stretta, quindi diventa importantissimo imboccare questo tratto nelle prime posizioni, e per questo ci sarà un grosso lavoro da parte delle squadre, a parte Asics e Polti che sono già al comando, ma anche tutte le altre squadre dei leader come la Mapei, come la TVM naturalmente della maglia rosa, come la Festina, come la Mercatone 1 Bianchi, tutte le squadre dei leader dovranno lavorare tra compagni di squadra per portare il leader nelle prime posizioni. E approfittiamo della presenza di Peglio Cavestani, che è stato ottimo corridore professionista, adesso fa parte dello staff tecnico della Festina. Notizie su Zulle. Zulle è contento, non è triste per aver perduto la maglia rosa, ma lui in suo pensiero la tappa da domani di Piancavallo e anche soprattutto quella da cronometro da Trieste. Là si vedrà come sta, si prende un'altra volta la maglia rosa e per il momento tranquillo perché non deve lavorare soprattutto. Meglio sinceramente Zulle è fiducioso di vincere questo Giro d'Italia, tranquillo. Lui è convinto che può vincere questo Giro d'Italia, ma anche sa che ancora manca questa ultima settimana, la più dura e più difficile, e ci sono rivali veramente forti, ma lui ha fiducia della sua forza. Ecco, un'ultima domanda, poi ti lascio ritornare nella zona del traguardo, mentre soltanto 3 minuti dividono i tre battistrada dal gruppo tra Tonkov, Gotti e Pantani. Zulle, chi teme maggiormente? Penso che i tre, ancora non si è visto come vanno queste tre, quello che si è mostrato di più è stato Pantani, è certo, quello che sarà in salita più forte anche penso sarà Pantani, ma anche Tonkov come Gotti hanno l'esperienza di vincere il giro e ancora fino adesso hanno stato nasconditi nel gruppo. Nascosti, grazie Peglio Cavestani. Allora, condividi l'analisi tecnica che ci ha appena detto Peglio Cavestani. Fra i tre diretti avversari di Zulle, quello che si è fatto maggiormente vedere è stato Pantani, gli altri due, come giustamente ha detto Peglio, si sono nascosti nel gruppo. Ecco perché Pantani ha detto: non posso essere io il solo ad attaccare, ho bisogno di collaborazione, ho bisogno che anche Gotti e Tonkov mi diano una mano. Io penso che gliela diano, non per aiutare Pantani ma per vincere loro il Giro d'Italia. Non dimentichiamoci che Gotti e Tonkov l'hanno già vinto un giro e sanno come fare almeno. E non avevano terreno, almeno non hanno ritenuto opportuno attaccare in tappe dove non potevano trarre vantaggio e quindi hanno preferito rimanere nel gruppo, risparmiare il più possibile per poi attaccare nel momento giusto ed attaccare a fondo. Pantani
attaccato molto anche in salite dove non sapeva benissimo di non poter fare la differenza, però è da elogiare per questo, perché comunque si fa vedere davanti, però sarà un corridore dove che potrà trovare anche lui terreno ideale da domani, dalla salita di Piancavallo. Intanto vediamo che Fabrizio Guidi si è portato in coda dal direttore sportivo. Ecco, tutti gli scledenzi si aspettano, si augurano che il ragazzo di questa città, vale a dire Andrea Ferigato, riesca a primeggiare. Tu cosa ne pensi? Ho il timore che non ci riesca, non sta andando fortissimo Ferigato, che ha avuto il suo anno migliore un paio di anni fa quando vinse due prove di Coppa del Mondo. L'anno scorso è andato malino, si ritirò al Giro d'Italia per una rosolia, per comunque una malattia infettiva, e quest'anno non è ancora riuscito a trovare quella condizione che gli ha permesso di vincere corse importanti. Io mi auguro che possa riuscire a lottare almeno oggi, perché conosce benissimo più di ogni altro il percorso, però come ho detto prima a volte non conta, anzi. 25 km alla conclusione, il vantaggio dei tre uomini al comando si è stabilizzato sui 3 minuti, mentre ora sono gli uomini dell'ASICS, cioè vale a dire gli uomini di Bartoli, che si portano decisamente in testa a fare l'andatura. Può Bartoli tentare un attacco nella discesa verso Schio? Certo che può, un corridore che va bene in salita, va bene in discesa, potrebbe anche vincere in una volata ristretta. E intanto abbiamo visto che come sono ben definiti i ruoli, adesso stanno tirando Bianchi, sta tirando Scinto, sta tirando Tani. Dopo probabilmente vedremo corridori come Scheffer, come Noè, come Bettini, come Coppolillo, corridori che vanno meglio in salita. Si entra in azione gradatamente in base anche alle caratteristiche del corridore. I tre uomini sono al comando, i tre uomini che appunto vedete inquadrati, il 66 Bessì, il 128 Tauler e il 138 Duma, sono in fuga da 98 km. Il gruppo sta recuperando meno di 3 minuti con questa situazione mini spot. E ritorniamo in cronaca diretta, una giornata sotto la pioggia, le condizioni atmosferiche, le previsioni meteorologiche non prevedono miglioramenti nelle prossime giornate e per domani è prevista una tappa difficilissima. Purtroppo è così, abbiamo visto una giornata insignificante sotto il profilo altimetrico come quella di ieri, che Sconquasso ha creato. Quando c'è brutto tempo, quando c'è pioggia, quando c'è vento, diventa difficile per i corridori e la selezione è molto più marcata, molto più evidente. E sono curioso di vedere, intanto vedete sulla destra Gianni Bugno con i compagni di squadra alla ruota, in terza ruota vedete proprio Kamenzin con la maglia. Il campione svizzero che sta andando molto forte. Allora, 2 minuti e 10 secondi il vantaggio a Cornedo Vicentino. Dopo 142 km a 23 km la conclusione, cosa succede in coda, Auro? Il gruppo è appena entrato a Cornedo Vicentino, gruppo compatto, ma c'è un atleta che è rimasto staccato per un guasto meccanico. Si tratta di Simone Leporati dell'Amore Vita Forza Arcore. Anche il campione d'Italia Faresin ha avuto qualche problema, una foratura, è rientrato dopo qualche minuto. Ecco, volevo segnalare moltissimi striscioni in onore dei corridori di casa, ovvero Baldato, Faresin e soprattutto Rebellin. Poco fa siamo passati dall'Onigo e c'era uno striscione in verticale, non esagero, alto 10 metri, con su scritto Viva Rebellin. C'è molto calore attorno a questi tre corridori. A te. Ed eccoci con il campione elvetico Kamenzin, sta andando molto forte. Può diventare Kamenzin il leader della Mapei? A questo Giro d'Italia penso di no, perché è Tonkov, può essere una valida spalla perché va forte sia in pianura e soprattutto va forte in salita. L'anno scorso arrivò secondo al Giro di Svizzera, terzo arrivò Ulrich e primo invece arrivò
un corridore un po' così che riusciva a vincere il Giro di Svizzera per una fuga livone, una fuga a bidone linea circuiti. Cambio della guardia in testa al gruppo, adesso è la Mapei Bricobi con 5-6 elementi a sostenere l'andatura, come si dice in gergo, menare, e tra questi elementi anche Farisin, che evidentemente si è subito ripreso dalla leggera difficoltà. Dunque Mapei Bricobi con molta determinazione dietro gli uomini della Team Polti, dietro a Farisin vedo la maglia rosa di Rux della linea. Ed ecco Farisin a centrogruppo, si muove in prima posizione Bramati. Cosa significa questa azione della Mapei? Abbiamo visto, l'abbiamo detto prima, adesso c'è il grosso lavoro delle squadre per portare il capitano nelle prime posizioni. La salita è subito dura, stretta, e quindi vedete proprio al centro Mapei, a sinistra i Polti, a destra Saeco con Mercatone 1, poi anche Riso Scotti e Festina. È veramente una grossa lotta da parte di queste squadre, e proprio vedete proprio le macchie di colore, perché tutte le squadre sono unite e cercano di avere sopravvento una sull'altra. 20 km alla conclusione, continua a calare il vantaggio del terzetto di testa, l'ultima segnalazione, soltanto un primo e 28 secondi tra i tre battistrada, un francese, uno spagnolo, un ucraino nei confronti del gruppo. Hanno avuto, è stata praticamente l'unica azione della giornata, quella portata avanti dal francese Bessy, dallo spagnolo Tauler, dall'ucraino Duma, mentre ecco che Pieroni sta dando consigli ai suoi uomini, vale a dire allo spagnolo, all'ucraino Vladimir Duma. È stata praticamente l'unica fuga della giornata, la fuga che ha praticamente dato un valore atletico e agonistico a questa tappa. Il terzetto ha avuto un vantaggio massimo di 8 primi e 23 secondi dopo 102 km di corsa, a 63 km la conclusione. Poi il gruppo ha incominciato a tirare, adesso il vantaggio è ridotto a un primo e 28 secondi. Ecco che il gruppo passa al cartello dei 20 km, il vantaggio del terzetto un primo e 14 secondi, un primo e 14 secondi, quindi a questo punto diciamo subito che non hanno più nessuna chance i tre uomini per portare a termine vittoriosamente il loro attacco, a meno che uno dei tre non riesca a scattare e non riesca ad affrontare con una certa tranquillità le terribili curve in discesa del passo dello Zovo. Quota 650, Gran Premio della Montagna, dopo 155 km di corsa, a soli 10 km dalla conclusione. 4 km in salita, 6 in discesa, c'è la Mapei che tira. Gianni. Sì, e dietro la Mapei Adriano, adesso la Kelme Costa Blanca con 5 unità, evidentemente lavorano per Cepe Gonzales. Ora in avanti ancora la Team Polti sulla sede di sinistra, la parte di sinistra della sede stradale, ma ancora mena tutta la Mapei Bricobi quando si comincia a percorrere un tratto in falso piano, ma ci avviciniamo all'inizio della salita. Mapei Bricobi, adesso anche Saeco, a te la linea. La Saeco naturalmente per Gotti, la Mapei per Tonkov, incomincia il lavoro delle grandi squadre per portare nelle posizioni di testa, in posizione di attacco, i leader, ma anche perché, ripeto, la discesa va affrontata con una certa tranquillità, mentre Van Bont, da non confondersi con quel Van Bon che si è piazzato ai campionati del mondo, ripeto, incominciano le prove generali per l'attacco a Passo dello Zovo. Infatti vedete i corridori che sono quelli in testa, vedete che guardano continuamente indietro perché controllano la posizione del leader. Intanto abbiamo visto proprio gli uomini della TVM che guardavano indietro, perché quando sono 4-5 corridori a ruota uno dell'altro, l'ultimo naturalmente è il leader, e tante volte però si inseriscono altri treni, altri corridori, e allora c'è il rischio di perdere appunto la posizione e devono rallentare, andare a riprendere il leader e riportarlo davanti. Non è facile. E intanto dall'immagine che ci giungeva dall'elicottero, mentre ecco che Piero Pieroni continua a puntualizzare la situazione all'ucraino Vladimir Duma, dalle immagini che ci giungeva dall'elicottero appare ormai evidente che il gruppo sta
per annullare l'attacco di Bessi, di Tauler e Duma. Eccola la maglia rosa di Rux, che tra i dilettanti si era fatto notare. Mentre ecco l'attacco, vediamo, è Bessi che va al contrattacco. Ti avevo detto, potrebbero i tre essere subito ripresi a meno che uno dei tre non tenti un attacco solitario. Bessi ormai ci ha abituato a questi suoi attacchi. 4 chilometri di salita, mentre ecco che il Pieroni però incitava l'ucraino, che si muove ora all'inseguimento, ed è stata forse proprio questa chiacchierata che ha distratto l'ucraino, che non si è accorto che scattava il francese. Nonostante ciò saranno raggiunti e staccati dal gruppo, perché dietro sono molto più freschi, ci sarà grande battaglia e loro patiranno la fatica fatta in questi chilometri di fuga. Stare davanti è molto dispendioso e dietro vengono veramente forte, quindi nessuna possibilità per loro. Adesso staremo a vedere se ci saranno questi attacchi in salita, ma soprattutto se questa discesa ripida, selettiva, potrà creare qualche problema a qualche campione. 33 secondi il vantaggio di Bessi con questa situazione mini spot. Ed eccoci che Bo Larsen sta cercando di portare nelle prime posizioni del gruppo Ruxecco Kamenzin con Tonkov, mentre Cengialta, Rebellin, Faresin, Baldato e Ferigato, gli atleti più attesi in questo finale, sono a centro gruppo. Cerqueti, cosa succede in testa? C'è Mario Cipollini in testa al gruppo, si sta impegnando a fondo. Dietro due corridori della Riso Scotti, insiste ancora, si alza sui pedali Cipollini, che vede i fuggitivi. A te la linea. Ed eccolo qua Cipollini che già in un'altra occasione aveva dimostrato di sapere alternare alla perfezione il ruolo di grande protagonista, di vincitore di tappe, e di sapersi anche impegnare tatticamente. Proprio è un esempio per gli altri compagni di squadra. Io ho vinto 4 tappe, ho dimostrato di saper vincere in volata, però so anche saper gestire e capire quello che succede in testa. Si muovono anche gli uomini della Riso Scotti. Per Baldato? Per Baldato e per Miceli che è Tauler messo... intanto è stato ripreso. Che è messo Miceli, che è messo molto bene in classifica generale ed è un corridore che è un ottimo scalatore, però la tappa che ha vinto qui al Giro d'Italia l'ha vinta consolidando quel piccolo vantaggio creatosi in salita in discesa. È un ottimo discesista e sono convinto che oggi questa tappa si giochi proprio nella discesa conclusiva. 15 chilometri al traguardo, sta per iniziare lo strappo finale, quello del passo dello Zovo. Vogliamo analizzare le difficoltà di questa salita. Mentre nella tribuna d'onore vediamo un monumento, una pietra miliare del ciclismo su pista italiano, vale dire Sergio Bianchetto Beghetto, un tandem indimenticabile. Anche Duma è ripreso, quindi un solo uomo al comando. Si tratta del francese Frédéric Bessy, il numero 66 della Casino C'est Votre Équipe. 4 chilometri la salita, pendenza dell'8-9%, strada abbastanza stretta, ci sono anche parecchi tornanti. Proprio adesso c'è questa svolta a destra e tra 500 metri, dopo una leggera discesa, comincerà la salita. Potrebbero essere anche oggi gli uomini dell'ASIC CGA ad attaccare subito con Popolillo, con Bettini che è il titolare della maglia verde, però oggi potrebbe sacrificarsi per Bartoli. Intanto vedete proprio la coda del gruppo. Ed eccoci con Bessi, una tappa estremamente difficile, una strappa estremamente pericolosa, mentre è Coppolillo con Fontanelli. Eccoci in questa curva, abbiamo detto un percorso difficilissimo con curve molto insidiose, con la pioggia che ha reso viscida la sede stradale. In testa al gruppo, a fare
l'andatura, il forcing, Copolillo, Fontanelli e Bartoli. Bartoli con tre compagni al fianco e Copolillo che tira per primo, mentre dopo potrebbe entrare in azione Bettini. Bettini che in questo Giro d'Italia sta facendo vedere veramente cose egregie, mentre vedete che gli uomini della TVM dopo aver attirato si spostano e si staccano dal gruppo. Sempre Copolillo, vedete che ha guadagnato 2-3 metri su Fontanelli, su Bartoli. Attenzione, su seguite quella maglia ciclamino e quella di Bartoli, mentre anche Pantani, mentre il francese Bessie è stato ripreso, eccolo qua sul gruppo. Si portano subito in testa gli uomini dell'ASICS, forcing di Copolillo, attenzione, Bartoli e Pantani si stanno portando nelle prime posizioni, assisteremo a un attacco come nella tappa del Verta. Perché no? Questa è una salita che potrebbe essere teatro ideale per un eventuale attacco, è dura, è di terza categoria, però è veramente impegnativa perché sono 4 km di salita continua con l'8-9%, strada bagnata, viscida, continui tornanti che rallentano l'andatura, quindi ha bisogno di continui scatti, mentre questo è il gruppetto dei corridori, soprattutto della TVM, che hanno tirato tutto il giorno e adesso cercano di raggiungere il traguardo spendendo il meno possibile. Adesso è Fontanelli, vedete che vuol dire che Pantani potrebbe anche lui tentare un attacco, anche Guerini lo vedete in quarta, quinta posizione, abbiamo visto prima la squadra, la Polti tirare, ma linea a Cerqueti. Fontanelli, Bartoli, Bettini, Kamenzin sui pedali, Fontanelli dietro la maglia ciclamino di Bartoli, a te la linea. Ed eccoci con Fontanelli, un tuo conterraneo. Fontanelli si volta, ecco Bartoli, attenzione, scatta Bettini, scatoli Bettini. Bettini si volta, cerca il proprio leader Pantani, maglia gialla per Pantani, maglia ciclamino per Bartoli, la maglia del campione elvetico Kamenzin sempre nelle prime posizioni, sempre in attesa però Gotti, ecco qua Pantani, attenzione, è un momento molto importante, scatto di Pantani, Pantani con Kamenzin, ti avevo detto attenzione, potrebbe essere Kamenzin l'uomo nuovo della Mapei, ecco che scatta Pantani, Kamenzin nella scia di Pantani, Pantani che sino a questo momento è stato forse tra gli uomini di grande classifica quello che più di ogni altro, ecco Tonkov in terza posizione, quello che è Leblanc. Allora Savoldelli in difficoltà. Savoldelli sì, in difficoltà, l'abbiamo detto, sta male, non riesce a recuperare, anche perché è difficile recuperare durante un Giro d'Italia, ma Pantani sta continuando a scattare, prima Fontanelli ad alzare l'andatura, ancora una volta bravo Bettini, ma subito Pantani ha preso l'iniziativa. Sono 3 km, ancora 3 km di salita, potrebbe nascere una grande selezione, mentre non abbiamo ancora visto Zülle nelle prime posizioni. E sentiamo da Cerqueti se c'è Zülle nelle prime posizioni. Zülle dovrebbe essere intorno all'ottava nona, io sto seguendo soprattutto Bartoli, andava su d'agilità, non perde contatto Bartoli che rimane in quinta posizione, poi Gotti, vicino a Gotti Bettini perde, leader del Gran Premio della Montagna, insiste, si alza sui pedali Pantani, dietro Kamenzin, da te la linea. Allora eccoci in testa al gruppo, tre uomini, Pantani, Kamenzin e quindi Tonkov, hanno fatto il vuoto, due Mapei, attenzione, due Mapei, vale a dire Kamenzin e Tonkov nella scia di Pantani che in classifica generale è decimo. Allora a questo punto, se Tonkov sta bene, potrebbe consigliare a Tonkov di aiutare Marco Pantani. Marco Pantani che sta continuando. Scusa, c'è Zülle in quarta posizione. Vedete questo modo atipico di andare in salita, cioè atipico, è il modo di Pantani, continui allunghi, non sono scatti veri e propri, ma sono continui allunghi, difatti Kamenzin non ce la fa, si stacca e quindi mentre rimangono Tonkov e... Ecco, sta arrivando Zülle che è rimasto attardato, ecco Zülle raggiunge Kamenzin, poi vedete la maglia gialla di Pantani in prima posizione, Tonkov in seconda posizione, poi arriva Zülle, poi mi sembra Miceli nella scia di Zülle, questa è la situazione, continua a scattare sempre e dobbiamo dire che tra quelli che aspirano al successo finale Pantani è stato indubbiamente il più attivo, quello che più di ogni altro ha cercato di andare all'attacco. Eccoli qua, Pantani e Tonkov.
Tonkov nella scia di Pantani. Naturalmente vedete le scritte inneggianti agli atleti locali, Baldato e Ferrigato, mentre ancora Pantani scatta con Tonkov in seconda posizione, mentre Zulle prosegue col proprio passo. Zulle ha sempre detto non risponderò mai agli attacchi di Pantani, perché vorrebbe dire andare al suicidio, preferisco salire regolare col mio passo, tenerlo sotto tiro, perché le mie caratteristiche mi impongono questo sistema. Vediamo se questo è quello che sta succedendo ora o se invece Zulle è in difficoltà. Ma sentiamo Cerqueti. 2 chilometri alla fine della salita, Pantani si volta indietro, è passato davanti Tonkov, sta sopraggiungendo Zulle per palla di agilità, ora un break di una 25ina di metri, Bartoli ha chiesto l'aiuto di Bettini, ma adesso è ancora avanti al suo compagno, Bartoli in linea con Kamenzin, ora ci sono 4 uomini al comando, a te la linea. E andiamo a vedere, ora c'è Tonkov in prima posizione, poi con la maglia gialla c'è Pantani, poi c'è Zulle, quindi Micelli, 78 Zulle, 91 Tonkov, 101 Pantani, Pantani che scatta ancora, scatto di Pantani, Tonkov in seconda posizione, perde terreno Micelli mentre continua a scattare, allora 3 uomini al comando, Pantani, Tonkov e Zulle, cosa succede in coda, Auro? Oramai la corsa è frazionata in moltissimi gruppetti, è in crisi Savoldelli, gli ultimi a cedere Coppolillo, Konishev e Fontanelli, ma ripeto, Paolo Savoldelli della Saeco è rimasto staccato già al secondo tornante, a voi. Mentre Micelli si riporta, ecco, fa un po' l'elastico, come si dice in gergo, si riporta sotto, perde terreno, eccolo qua inquadrato con il numero 113, e Micelli, Nicola Micelli, mentre continua, allora sempre in prima posizione c'è Pantani, maglia gialla per Pantani, in seconda posizione c'è Tonkov, in testa, in terza Zulle, quindi tra i 3 uomini al comando Pantani è in dubbio, mentre il più attivo Desco che scatta ancora Pantani, scatto di Pantani, Tonkov riporta sotto Zulle. Quello spettatore ha ostacolato Tonkov, si è messo in mezzo alla strada appena è transitato il primo che era Pantani e Tonkov ha dovuto rallentare, ha perso 5-6 metri però è rientrato prontamente. Ecco, un consiglio agli amici tifosi. Il consiglio è quello di lasciare passare i corridori, non dategli pacche sulle spalle, cercate di incitarli con la voce, con viva con, tutti! Viva tutti, però cercate di lasciare quello spazio che permetta loro di fare la loro corsa, le loro azioni. Tanto Micelli perde definitivamente contatto. Allora Tonkov nell'ordine, Tonkov, Pantani, Zulle, per quanti si fossero messi in ascolto in visione in questo momento, è la 13ª tappa da Carpi a Schio in provincia di Vicenza, 166 chilometri, siamo sul passo dello Zovo, quota 650, 10 chilometri alla conclusione, un grandissimo finale, come avevamo avuto modo di dire, manca Gotti. Non c'è Gotti, non c'è la maglia rosa, adesso vediamo quanto è il vantaggio di questo terzetto, mi sembra già un vantaggio abbastanza rilevante, però adesso vedete Zulle rimane passivo. Non può fare altro, vediamo Zulle perché. Rimane lì tranquillo, ha la possibilità di aumentare, di incentivare la propria posizione in classifica con 2 tappe a cronometro. Con 2 tappe a cronometro, quindi in questo momento in fase di stopper nei confronti di Pantani. 3 uomini, Pantani, Zulle e Tonkov. Cosa succede alle loro spalle, Cerqueti? Ma più che alle loro spalle vorrei descrivere dei 3. Tonkov ha fatto un rallentamento, poi ha provato subito Pantani. Si è toccato il piede destro, non so se ha perso il contatto con il pedale. E c'è stato questo improvviso rallentamento da parte di Tonkov che era al comando, ne ha approfittato. E Pantani la situazione quando stiamo per passare sotto lo striscione dei 10 km al traguardo, a te la linea. Allora in difficoltà la maglia rosa Ruxen, naturalmente in queste condizioni atmosferiche su questo percorso, eccoci 10 km alla conclusione, le nostre telecamere devono mantenersi in una posizione che non crei problemi, che non crei difficoltà ai battistrada, ecco perché spesso la regia è
costretta a passare sulle immagini che ci arrivano dall'elicottero. Siamo sul Gran Premio della Montagna. Siamo sul Gran Premio della Montagna mentre vedete Bartoli che è nel secondo gruppetto insieme a Noè, Kamenzin, mi sembra anche Guerini. Adesso ci sono, ecco, Gran Premio della Montagna. Ed eccoci con lo sprint, abbiamo visto Zulle in testa, poi Pantani e Tonkov. Pantani potrebbe attaccare in discesa, sia Zulle che Tonkov non sono all'altezza del corridore romagnolo, quindi adesso comincia proprio questa discesa difficilissima e Pantani potrebbe staccare sia Zulle che Tonkov. Pantani è caduto Pantani! Ed è caduto anche Zulle! Scivolata di Zulle e di Pantani, eccoci, momento drammatico, hanno ripreso immediatamente sia Pantani che Zulle. Cerqueti, siamo dietro a Micheli che aveva 8 secondi di ritardo. Micheli che sbanda adesso in curva a sinistra, asfalto viscido per l'avvento, stanno sopraggiungendo gli altri con in testa Michele Bartoli lanciatissimo in discesa. Noi siamo preso a Micheli, non abbiamo ancora raggiunto i tre obiettivi. Allora la regia ci ha riproposto lo scivolone di Pantani e di Zulle. Avevamo detto attenzione, la discesa è estremamente più difficile della salita, vi avevamo detto è una discesa che va affrontata veramente con grande coraggio ma anche con grande abilità. Si scivola, per fortuna niente di grave. Anche Gotti è caduto, scivolone anche per Gotti. Attenzione, aspettiamo notizie, niente, per fortuna niente di grave. Anche Gotti riprende mentre nella CIA a 25 secondi c'è Bartoli. Attenzione, ancora ha sfasciato anche la bici Zulle. Non penso proprio che abbia problemi, ha paura, non riesce a curvare. È insicuro e Pantani è riuscito comunque una discesa che fa veramente paura, l'avevamo detto in precedenza perché ci sono queste curve da prendere in velocità, però l'asfalto è molto ma molto viscido. Allora Cerqueti, sì, è ricaduto ancora, anche Pantani. Ancora Pantani. Si ferma di nuovo Zulle, ha sbandato sulla destra e ora anche Pantani ha sbandato e Zulle è una decina di metri da Pantani. È una fase estremamente concitata, Zulle ha avuto un secondo sbandamento, in questo momento viene raggiunto da Micheli e anche dagli altri. C'è lo scatto secco di Guerini che ha fatto un ottimo lavoro in discesa, dietro Bartoli, poi Kamenzin, ora passa anche Bettini nella fase di discesa, è un momento di altissima intensità agonistica, a te la linea. Allora, adesso dovrebbe esserci allora Tonkov in testa, intanto infatti, anche Tonkov va dritto. Tonkov ha dei problemi. La macchina lì non dovrebbe starci comunque. Allora, la situazione. Tonkov, poi sentiremo da Cerqueti esattamente gli uomini che fanno parte del primo gruppo mentre abbiamo Tonkov al comando. Tonkov che è stato l'unico a non uscire di strada, diciamo il più fortunato, si fa per dire, è solo al comando dopo gli scivoloni di Pantani e di Zulle. Tonkov. Eccolo qua inquadrato, siamo a quanti chilometri dalla conclusione? 6 chilometri dalla conclusione con il russo Tonkov che affronta con una certa tranquillità visto e fa bene. E fa benissimo perché ha visto quello che è successo a Pantani e a Zulle. Ripetiamo, siamo nella scia del russo che ha vinto il Giro d'Italia 2 anni fa, è la prima volta in questo giro che troviamo Tonkov in testa. Tonkov l'aveva detto, è stato sempre sulle ruote e ha allora, detto che attaccava nel momento giusto. C'è sempre la maglia gialla di Pantani nella e Guerini. Mi sembra Guerini e Bettini. Bettini stanno andando giù veramente forte, sulle Pantani invece sono scivolati ben 2 volte. Allora la situazione, Tonkov al comando. Con la maglia gialla c'è Guerini che fu terzo l'anno scorso, con la maglia verde Bettini. Questi sono i primi 3 uomini in testa al gruppo. Tonkov, poi Guerini, poi Bettini. Ancora curve pericolose, poi vediamo che sta Pantani. Arrivando Pantani. Eccolo qua il pirata che ricordiamo grande discesista al Giro di Francia, ma vediamo che ha qualche problema con la ruota anteriore mentre sta arrivando anche
Bartoli. Per me ha sbagliato anche le ruote Pantani. Quelle ruote in discesa quando è bagnato sono difficili da manovrare, da tenere sotto controllo. Intanto anche Tonkov, che vedete che non riesce a fare le curve, ha messo fuori il piede, però è riuscito a non cadere e a ripartire. Sta per essere raggiunto da Bettini e Guerini. Allora Gianni, puoi riassumerci per favore cosa succede in testa al gruppo mentre siamo a 6 km dalla conclusione? Io ho lasciato sfilare il gruppetto che comprendeva Bartoli, Kamenzin, Bettini, Guerini. Adesso sono dietro Luc Leblanc, che ha davanti a sé Alex Zulle in palese difficoltà in discesa. Frena ancora Alex Zulle, ora siamo proprio dietro al campione elvetico che scende con enorme prudenza. Inchioda quasi adesso Alex Zulle, che si ferma addirittura qui in un tratto di tornante, è chiaramente giù. In difficoltà, a te la linea. E c'è Bettini al comando. Bettini, maglia verde del Gran Premio della Montagna. D'altronde avevamo detto che Zulle aveva nelle discese l'ostacolo maggiore, soprattutto se le discese vengono affrontate in queste condizioni atmosferiche. Allora Bettini, poi Guerini in testa al gruppo, poi vediamo il tandem composto da Tonkov e da Pantani in quella che eufemisticamente Davide Cassani definisce una discesa molto tecnica, una discesa dove la fortuna ha un ruolo determinante. Intanto vedete proprio l'attacco dell'ASIC a questo punto, perché c'è Bettini con un centinaio di metri di vantaggio su Guerini, su Noè mi sembra, e su Bartoli che potrebbe conquistare quindi la maglia rosa. Siamo ormai alla conclusione di questa discesa, mancano 4,5 km, adesso praticamente conclusa, e poi a 100 metri da questi tre c'è Tonkov e Pantani. Allora attenzione, al comando abbiamo Tonkov, Bettini, Noè, Bartoli, Guerini nelle prime posizioni, Bettini, Tonkov e Guerini. Noi usiamo sempre il condizionale, nelle ultime tappe diciamo sempre che Bartoli potrebbe conquistare, eccolo qua. Bartoli tutti i giorni va all'attacco, però c'è sempre qualcosa, sfortuna o altro, che non gli consentono di ritornare in possesso della maglia di rite, mentre ora la nostra telecamera è nella scia di Guerini e in questa situazione break pubblicitario. Tre chilometri alla conclusione, tre uomini dell'ASICS CG al comando, vale a dire Bartoli, Bettini e Noè. È Noè che potrebbe conquistare la maglia rosa, Noè che è secondo in classifica generale. Vogliamo dare un'occhiata alla classifica generale, mi sembra interessante a questo punto, quando ormai i tre battistrada stanno facendo il loro ingresso a schio. Maglia verde è per Bettini, nella scia di Bettini c'è Noè e poi Bartoli. Classifica generale velocissima. Eccoli qua, i tre uomini della ASICS CGA. Mentre c'è Guerini, è rientrato anche Guerini, quindi quattro uomini al comando: Bettini, Bartoli, Noè e Guerini. Guerini, che fu terzo l'anno scorso, si riconferma uomo di grande classifica. Quattro uomini al comando: tre dell'ASI CGA, uno del team Polti. Quattro uomini, quattro italiani. Maglia verde per Bettini, maglia ciclamino per Bartoli. Poi 2 chilometri a conclusione, in ultima posizione c'è Guerini, uno sprint che vede come favorito. Favorito assolutamente Bartoli che ha attaccato in discesa, è stato abile, leggermente staccato in salita, è stato molto prudente ed è riuscito a sorpassare tutti gli altri. Anche Bettini è venuto giù come una scheggia veramente forte, Bettini insieme anche a Noè che è da tre giorni che è all'attacco, che ha conquistato una tappa e oggi potrebbe raggiungere quella maglia rosa che gli è sfuggita per un niente ieri. Adesso stiamo attenti perché anche attimo, l'ultimo chilometro attenzione, presenta quattro curve. Attenzione, allora Guerini è nel gruppo di testa, la maglia rosa Rux in grande difficoltà, mentre Noè ha un ritardo di 19 secondi,
e Bartoli, 40 secondi, vuoi ricordare gli abbuoni nello sprint? 12 secondi, 8 secondi al secondo e 4 al terzo, siamo ormai in vista del traguardo dell'ultimo chilometro, dovrebbero tirare a tutta gli uomini dell'ASICS a questo punto per aiutare Bartoli che giustamente sta in terza posizione, adesso tireranno fortissimo sia Bettini che Noè, ultimo chilometro. E Bettini è in prima posizione. Poi in seconda c'è Noè, in terza c'è Bartoli, in quarta c'è Guerini in questo campionato sociale tra gli uomini di Davide Boifava. Vediamo che continuano, si disinteressano praticamente delle tattiche dello sprint, si volta ogni tanto Bartoli per controllare la posizione di Guerini, ma non credo che il bergamasco, pur bravissimo per aver recuperato il ritardo, sia in grado di impensierire il trio dell'ASICS CGA. Rettilineo finale, eccoci con Noè in prima posizione, Bettini in seconda, Bartoli in terza, Guerini in quarta. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ripetiamo, stiamo trasmettendo in telecronaca diretta le fasi conclusive della 13ª tappa del Giro d'Italia da Carpi a Schio, dove il Giro si conclude per la prima volta. Allora, nuova maglia rosa mentre viene lanciato lo sprint con Bartoli in prima posizione. Allora, nell'ordine Bartoli, Guerini, poi Bettini e Noè nell'ordine, mentre ecco in fondo al rettilineo, mentre Cassani controlla il distacco. Vediamo ancora questo sprint con c'è Rebellin, poi Kamenzin, poi Pantani, poi Tonkov in questo gruppo, ecco Sulle, ecco Forconi, ecco nell'ordine Vladimir Belli. Allora Cassani, un commento su questa tappa. È stata veramente emozionante, purtroppo ci sono state cadute, non è ancora arrivata la maglia rosa, quindi la nuova maglia rosa è Noè che ha tirato la volata Bartoli che ha vinto la tappa. Comunque non ho ancora visto arrivare la maglia rosa. Anche comunque Sulle, Adriano. È arrivato Gotti in questo momento, in questo gruppo è arrivato Gotti insieme a Kamenzin. Gotti che è arrivato con un ritardo di 1 minuto e 3 secondi circa da Bartoli. Ecco la maglia rosa che è arrivata adesso, 1 minuto e 13 circa. Quindi frazionato, avevamo detto d'altronde all'inizio di questa telecronaca che sarebbe stata indubbiamente più selettiva la discesa della salita. Allora, la nuova classifica generale, ecco che la telecamera ci inquadra Rux, che sta andato molto bene sino ai piedi della salita, poi naturalmente ha perso terreno nella discesa. Mini spot. Michele Bartoli, Paolo Bettini e Andrea Noè che sono riusciti. La delicatezza? Ognuno la vede a modo suo. Entra in Badidas e scegli il tuo. E la maglia rosa è stata tolta a Laurent Rux che vediamo inquadrato. La nuova maglia rosa è Noè. Ci aveva provato in un paio di occasioni, gli era andata male, mentre ecco che la regia ci ripropone lo sprint. L'ASICS CGA domina praticamente al termine di questa tappa la classifica generale e anche l'ordine d'arrivo. È riuscito a difendersi bene anche Zulle, che nonostante le enormi difficoltà in discesa ha accusato solamente un distacco di 7-8 secondi, mi pare, 7-8 secondi da Tonkov, da Pantani, che erano conteggiati a 16-17 secondi da Bartoli. Adesso in classifica generale dovrebbe essere passato in seconda posizione lo stesso Bartoli, mentre Zulle dovrebbe invece rimanere in terza posizione. Purtroppo Gotti ha avuto difficoltà, non sappiamo se queste difficoltà sono state in salita o anche per lui se siano nate in discesa. Bartoli Gotti che ha accusato 1 minuto e poco più di ritardo dal vincitore di oggi.
Gotti, una discesa, una discesa che ha fatto selezione, una discesa che presentava enormi rischi, sia perché erano rischi previsti proprio dalla discesa, aumentati con le condizioni atmosferiche. Allora Bartoli ha vinto, per uno che ha detto ritorno al giro per fare dell'apprendistato, dobbiamo dire che Bartoli più che un apprendista mi sembra un professore ormai. Ma è l'autentico protagonista, possiamo dargli l'Oscar almeno fino ad oggi della miglior attore protagonista di questo Giro d'Italia. L'ha interpretato in modo incredibile, battaglia dalla prima all'ultima tappa, voleva la maglia rosa, voleva vincere una tappa e ci è riuscito, anche perché oggi è stato un autentico successo dell'ASICS CGA. L'abbiamo visto anche proprio in apertura di collegamento, l'ASICS decisa ad inseguire i tre al comando, i tre fuggitivi, poi l'attacco di Coppolillo, poi Bettini. Poi c'è stato il sopravvento di Pantani e Tonkov in salita, un Zulle sempre attento, vigile, e poi la discesa che subito appena cominciata Pantani si è buttato giù, però non aveva fatto i conti con l'asfalto, con la difficoltà di questa discesa. Lo spagnolo che abbiamo appena visto era Ochoa. Allora, Pantani all'attacco, Pantani che forse sperava in discesa di mettersi nuovamente in evidenza. Sappiamo che Pantani, oltre ad essere un ottimo scattatore, va molto bene anche in discesa. Ha vinto Bartoli, Noè conquista la maglia rosa. Sentiamo chi c'è accanto a Gianni Cerquetti. Allora, eccoci con l'ordine d'arrivo. Bartoli che copre i 166 km in 3 ore 58 primi 2 secondi alla media di 41.843. Bartoli, Guerini, Bettini, Noè a 3 secondi. Noè che però conquista la maglia rosa. Vediamo se i cronometristi sono già in grado di fornirci la nuova classifica generale, mentre avverto Giovanni Bruno che ho dei grossi problemi nell'interfonico, quindi se ci sono disposizioni abbiamo dei problemi proprio. Allora, a questo punto Bartoli, Zulle, Noè, Bartoli, Zulle e Kamenzin nell'ordine. Sì, questa dovrebbe essere la nuova classifica generale. Bartoli dovrebbe essere staccato di circa 10 secondi da Noè, nuova maglia rosa, mentre Zulle dovrebbe rimanere al terzo posto e Kamenzin da passare in quarta posizione. Una tappa estremamente importante, estremamente interessante, con Bartoli che coglie il successo parziale davanti a Guerini. Attenzione, Guerini era arrivato terzo l'anno scorso, il bergamasco dimostra di essere lui la punta di diamante del team Polti. Per adesso sì, però LeBlanc pure lui sta andando bene, è arrivato con Tonkov nel gruppetto dietro ai primi quattro, possono giocare più. E lo avevamo proprio detto ieri, le tre punte del team Polti, Guerini, Luc LeBlanc e Rebellin, tre punte che possono giocare alternativamente le proprie chance. Possono farlo e hanno il terreno per poterlo fare. Per oggi più che altro possiamo trarre delle conclusioni. Con la pioggia, col brutto tempo, questo Giro d'Italia può riservare, e con le salite naturalmente che cominceranno proprio da domani, può riservare grosse sorprese. Bartoli vince, Noè conquista la maglia rosa e domani c'è la 14ª tappa. La Schio Piancavallo di 165 km dalla provincia di Vicenza si passa a quella di Padova, Treviso, Pordenone, cioè nel Friuli. A Caneva c'è l'intergiro dopo 133 km, ne mancheranno 31 alla conclusione. A Pedemonte di Aviano inizia la salita che in 14 km porterà il giro a quota 1270. A Piancavallo, siamo nel Friuli, arrivo situato nel piazzale Mario della Pupa. Questo arrivo è valevole anche come
traguardo per il Gran Premio delle Montagne. E con il primo piano di Bartoli concludiamo la nostra telecronaca diretta, linea al processo alla tappa. Claudio Ferretti. Thank you.